Bene, buonasera a tutti, buonasera a voi che siete intervenuti qui fisicamente, buonasera anche a chi ci si segue in streaming, che è una delle opportunità che offriamo a tutti gli appassionati di scienza e di VIS in particolare. Come sapete, VIS è il programma di outreach della scuola in cui cerchiamo di diffondere e di far conoscere e condividere i risultati che gli scienziati della scuola, ma non solo della scuola, dato che portiamo qui i più grandi scienziati, diciamo non soltanto italiani, ma anche a livello mondiale, di condividere i risultati delle scoperte scientifiche. In realtà quello che noi vogliamo è condividere non soltanto i risultati in sé, ma condividere anche lo spirito e l'entusiasmo della ricerca. Infatti chiediamo ai nostri speaker di raccontarci quali sono state le cose più nascoste della loro ricerca, i successi, i momenti difficili, i momenti di grande successo, oppure anche semplicemente come gli è venuta l'idea. E oggi, in questo ciclo di conferenze che si intitola appunto "Vi racconto la scoperta che mi ha cambiato la vita", abbiamo il piacere di avere come ospite la dottoressa Laura Cancedda dell'IIT di Genova, che ci parlerà di "E che le neuroscienze sono bellissime". Prego. Passo la faccia. Grazie a tutti di essere venuti. E Laura è un po' anche pisana, perché molti anni fa, nel 1999, tantissimi anni fa, alcuni decenni fa, e Laura è entrata in perfezionamento alla scuola. È stato un po' il suo piano B, e invece per noi è stata una grande fortuna. Lei si aggirava per il laboratorio, era di gran lunga la più alta degli studenti, e guardava tutti in modo un po' sospettoso. E un giorno è venuta da me e mi ha detto: "Jimmy, io potrei pensare di fare un po' del lavoro di tesi con voi". E ho detto: "Caspita, che onore che mi fai". No, esattamente così, ora tu ti schernisci. E abbiamo iniziato a lavorare assieme ed è stato molto bello. E siamo diventati amici, secondo me, nell'estate del 2000, che abbiamo passato a Ferragosto in laboratorio a fare gli esperimenti. Beh, me lo ricordo io, perché sono tornato dalla montagna per fare esperimento con te. E sono state 2 settimane di esperimenti assolutamente, di cui ho un ricordo bellissimo, esilarante. Abbiamo visto un sacco di cose, alcune che ancora ora non ho capito. E poi da lì è continuato il suo percorso, è stata a Berkeley per 4 anni, da Moomin Poo, un laboratorio bellissimo. Moomin Poo ha dato dei contributi molto importanti alle neuroscienze. Uno di questi contributi è stato iniziare a capire veramente come funziona l'inibizione del sistema nervoso centrale. E credo che Laura ci parlerà un pochino di questo. Lei è stata quasi 5 anni a Berkeley, un posto meraviglioso, c'è sempre il sole, tutti sorridono, poi è andata a Genova, che è un posto molto diverso, con una psicologia molto diversa, ma è riuscita a crearsi una bella nicchia ecologica anche lì, e credo che il resto ve lo racconterà lei. Grazie ancora di essere venuti e grazie a te, Laura, di essere venuta. Allora, prima di tutto vorrei ringraziare Jimmy e Marcos e Andrea di avermi invitato qui. Sono veramente felicissima perché, appunto, come diceva Jimmy, ho fatto il dottorato qui e parlare in questo edificio mi piace moltissimo l'idea. Allora, come sempre, ogni volta che parlo a un pubblico di non esperti, io mi domando sempre: ma cos'è che vengono a fare a sentirmi? E poi, però, poi ci penso un po' e dico: ma cosa che potrei fare per loro? Ma oggi vi parlerò prima di tutto un pochino di come funziona il cervello, così che tutti possiamo essere sullo stesso piano e possiamo capirci. Poi vi parlerò di una piccola panoramica delle tecniche che si usano nelle neuroscienze per studiare il cervello. E infine vi parlerò di alcuni risultati sperimentali su modelli animali di sindrome di Down che ci hanno portato ad avere alcuni risultati incoraggianti negli ultimi anni. Allora, cos'è il cervello? Il cervello sostanzialmente è un organo, quindi né più né meno del cuore o dei polmoni, però ha una funzione specifica ben precisa, che è quella di generare comportamenti che promuovono il benessere dell'animale. E credo che tutti sappiamo che l'unità funzionale del cervello è il neurone,
E nel cervello ci sono veramente tanti neuroni, circa 100 miliardi di neuroni, e la cosa interessante è che sono tutti interconnessi tra di noi, e praticamente ciascun neurone ha un qualcosa come 10.000 connessioni. Per cui diciamo ci sono tantissimi neuroni nel cervello, però per fortuna il cervello è organizzato in aree che hanno una specifica funzione, che possono essere molto diverse dall'una all'altro, e ci sono aree come ad esempio l'amigdala qui in fondo, in cui diciamo che regola comportamenti proprio più di tipo animale, come ad esempio la paura. Oppure c'è la corteccia, che invece regola comportamenti più integrati, nelle quali a seconda delle diverse parti della corteccia vengono processati per esempio informazioni che vengono dal mondo esterno. Ad esempio la corteccia visiva rimane qua dietro, la corteccia che codifica per informazioni di tipo tattile rimane da queste parti, e poi la corteccia prefrontale, che sostanzialmente integra pensieri di tipo logico con azioni che si vogliono fare. E poi c'è l'ippocampo, qui, che è molto importante per la memoria. Allora, tutte queste aree del cervello hanno tutte una specifica funzione, ma sono anche tutte interconnesse tra di loro. Per cui la domanda che ci poniamo in laboratorio è: com'è che si genera questa complessità? E la risposta è attraverso un processo che si chiama neurosviluppo, attraverso il quale da un singolo neurone si hanno prima delle reti di neuroni per poi arrivare a un cervello che funziona a livello di un cervello adulto. Allora, quello che si sa è che nel loro sviluppo si possono dividere sostanzialmente due grandi fasi, di cui ce n'è una prima e una seconda, e parzialmente si sovrappongono. C'è una prima fase, che è quella in cui si iniziano a formare le prime connessioni, ma in maniera abbastanza grossolana, in cui i geni e l'attività spontanea giocano un ruolo predominante. E poi c'è una seconda fase in cui le connessioni che si erano formate nella prima fase in maniera grossolana vengono ridefinite in maniera più precisa, in cui invece le esperienze sensoriali che vengono dal mondo esterno iniziano ad avere un ruolo molto molto importante. E per farvi un esempio che viene dal mondo in cui sono cresciuta e dove ho fatto il dottorato, questo è come vede un neonato e questo come vede un adulto. Per cui il neonato, quando viene alla luce, chiaramente non è stato ancora esposto agli stimoli presenti nel mondo esterno, però già vede un po'. Quindi vuol dire che alcune connessioni si sono formate, però non vede ancora abbastanza bene, non vede ancora come vede un adulto, il che vuol dire che poi le connessioni verranno diciamo ridefinite attraverso l'esperienza che l'individuo ha interagendo col mondo esterno. Tra le esperienze che si possono avere ci sono esperienze visive, tattili, uditive e olfattive. Adesso lì nella figura vedete un omino. In laboratorio non studiamo gli uomini, ma studiamo i topi. Ed è proprio sui topi che, quando facevo il dottorato alla scuola normale, nel laboratorio del professor Maffei, a un certo punto il professore ebbe questa idea di provare a vedere come modello di diciamo interazione con l'ambiente esterno, come un ambiente che si chiama arricchito potesse in qualche modo promuovere lo sviluppo del cervello. E qui prendo una diapositina che viene direttamente dal 2003, cioè dalla mia discussione della tesi di laurea, dove faccio vedere cosa si intende per ambiente arricchito. Allora, questi qua su sono dei topi che sono in una gabbietta con pochi animali, ed è come di solito si tengono gli animali in condizioni standard di laboratorio, mentre negli altri tre riquadri c'è quello che si chiama appunto ambiente arricchito, che prevede tutta una serie di giochi, una ruota per correre e il fatto che si crescano insieme animali che provengono da cucciolate differenti. È quello che a un certo punto nel laboratorio io e
tutta una serie di altri miei colleghi abbiamo in qualche modo dimostrato che l'ambiente arricchito chiaramente favorisce un corretto sviluppo del sistema, del sistema nervoso centrale, del cervello. Devo dire che una delle cose migliori che mi ha insegnato il professor Maffei e che sempre mi diceva era: però Laura, tu, noi lavoriamo sugli animali, però tu ti devi ricordare che poi dobbiamo sempre pensare all'uomo. E io, quando mi disse questa cosa, quando era alla scuola, diciamo che avevo dato un po' una mia interpretazione un pochino egocentrica del fatto, forse, non so, perché in gioventù si è più egocentrici, e quindi avevo dato l'interpretazione che quando i miei coinquilini mi proposero di prendere un gatto, ho detto no, cioè sì, un gatto va bene perché io adoro i gatti, però almeno due, da due diverse cucciolate. Per cui io sono andata sull'uomo, nel senso che nella mia vita ho preso due gatti da due diverse cucciolate, cioè quello è Rocco e questa è Elsa, che devo dire che non so se perché venivano da nidiate diverse, ma erano decisamente gatti molto speciali. Invece il professor Maffei veramente andò sull'uomo e praticamente quello che ha dimostrato in collaborazione con i medici dello Stella Maris, che bambini nati prematuri, se sottoposti a un programma di massaggio ben specifico, hanno uno sviluppo del cervello paragonabile a quello di bambini nati al termine. Quindi il professor Maffei veramente andò sull'uomo dimostrando che i paradigmi che si erano visti su topi potevano funzionare in qualche modo anche sugli esseri umani. Poi sono andata a Berkeley e, come dice Jimmy, il posto più bello del mondo, e questo qui è il Golden Gate. E lì appunto sono stata nel laboratorio del dottor Poo, dove ho continuato sostanzialmente a studiare come la seconda fase dello sviluppo potesse influire sulla capacità di apprendimento del cervello. Però poi a un certo punto sono rimasta incinta. E quindi il mio interesse è andato non più sulla seconda fase dello sviluppo, ma ho pensato che la cosa più bella di tutto era studiare più la prima fase dello sviluppo. E quindi sostanzialmente come da una singola cellula poi si potesse generare proprio l'architettura con le diverse aree del cervello. E quello che si sa sostanzialmente è che ci sono dei progenitori dei neuroni, che sono tutti collocati in un epitelio che è sostanzialmente ai bordi di questa cavità del cervello. E poi questi progenitori iniziano a dividersi, a generare nuovi progenitori, che poi diventeranno, differenziandosi, dei neuroni, che poi migreranno in tutte le diverse aree del cervello e faranno le connessioni tra di loro e tra le diverse aree del cervello. Adesso questi sono dei processi molto complicati che richiedono un certo tempo, e quello che si sa è che se uno qualunque di questi processi va storto, è allora lì che si ha l'insorgenza di tutta una serie di malattie del neurosviluppo, e qui ce n'è una lista piccolina. Allora, abbiamo detto che le diverse aree del cervello sono interconnesse tra di loro, e la domanda è: ma com'è che i neuroni parlano gli uni con gli altri? Allora, i neuroni sono, diciamo, favoriti dal fatto di come sono fisicamente fatti, cioè c'è un corpo cellulare, che è questo, dove viene processata l'informazione, e poi un lungo neurite, che si chiama assone, nelle quali l'informazione viaggia, e poi qui, in questo spazio qui, dove c'è contatto tra il neurone A che parla e il neurone B che ascolta, c'è la sinapsi, dove sostanzialmente quello che succede è che l'informazione passa dall'assone al dendrite del neurone B. E com'è che questa informazione può passare proprio fisicamente? Perché il neurone A rilascia delle sostanze chimiche che si chiamano neurotrasmettitori, che quando entrano in contatto con i dendriti, in particolare con queste strutture che si chiamano spine del dendrita,
sostanzialmente riescono in qualche modo a generare delle correnti di ioni, per cui ad esempio delle correnti di cloro, delle correnti di calcio, delle correnti di sodio. E quindi alla fine i neuroni parlano tra di loro attraverso delle correnti di tipo elettrico, tanto che si possono registrare, e in questo tipo di registrazione qui, ogni volta che vedete uno di questi stanghette in su e in giù, è un evento in cui due neuroni si sono parlati. Tra i neurotrasmettitori, quindi tra le sostanze che riescono a far parlare il neurone A e il neurone B, ce ne sono due che sono molto molto importanti. Una si chiama glutammato, che è un neurotrasmettitore di tipo eccitatorio, cioè che favorisce il parlare del neurone A con il neurone B, quindi il flusso dell'informazione. E poi c'è il GABA, che è un neurotrasmettitore inibitorio, che quello che fa, tiene un po' a freno il parlare del neurone A con il neurone B. Per farvi un esempio, se c'è troppo GABA, una persona è un po' più addormentata, se c'è troppo glutammato eccessivo, si possono avere crisi epilettiche. Se c'è poco GABA, una persona può essere iperattiva, ansiosa, quindi il GABA tiene un po' a freno il cervello. Quindi, se lo vogliamo rappresentare, possiamo dire che il glutammato è come il semaforo verde e il GABA è come il semaforo rosso. Adesso, quello che si sa è che per il cervello funzionare bene ci deve essere un equilibrio ben preciso tra eccitazione e inibizione, tra GABA e glutammato. Quando questo equilibrio in qualche modo non funziona più, c'è troppo inibizione o troppa eccitazione, è qui di nuovo che si ha l'insorgenza di tutta una serie di malattie del neurosviluppo. E qui è sempre il solito elenco. Allora, come si studiano i neuroni? Allora, i neuroni si possono guardare per vedere se ci sono, come sono. Però il problema è che sono sostanzialmente abbastanza trasparenti, per cui appaiono come queste palline traslucide con tanti processi, però poi guardati così non è che ci si possa fare. Però poi gli scienziati quello che sono riusciti a fare è a prendere una proteina fluorescente che si chiama proteina fluorescente verde o GFP, che originariamente era stata trovata in una medusa, e farla esprimere ai neuroni in modo da fare diventare questi neuroni fluorescenti e che si possano vedere. E questa tecnica è andata avanti, si sono prodotti tanti diversi tipi di questa proteina, tanto che qui ci sono alcuni esempi, e insomma il risultato finale è che si possono visualizzare bene i neuroni, si possono vedere bene, e quindi ad esempio in cui questi qua sono dei neuroni del cervelletto, in cui si vede benissimo tutto l'albero dei dendriti, il corpo cellulare e poi l'assone. Adesso, per dirvi, solo guardando i neuroni già si possono vedere delle differenze tra neuroni sani e neuroni malati. E qui nell'esempio vedete un neurone cresciuto in cultura, lo vedete verde, ma in realtà è un neurone che esprime GFP, che io poi ho cambiato in nero così si vede bene il contrasto. E già solo guardando si vede che il neurone del topo non modificato è tutto bello, con un sacco di dendriti, mentre il neurone del topo con la sindrome di Down appare con tutti i dendriti molto più corti e meno in numero. E se si fa uno zoom e si guarda meglio, si può di nuovo solo guardando vedere che le spine, cioè quelle strutture che sono importanti per la comunicazione tra il neurone A e il neurone B, sono chiaramente di più in un topo non modificato e di meno in un topo con la sindrome di Down. Questo è solo per farvi capire quanto è stata importante la scoperta delle AGFP, a parte il fatto che le persone che fanno imaging come Jimmy ci hanno fatto una carriera, e questi signori che invece l'hanno scoperta hanno preso il Nobel nel 2008. E ogni volta che parlo di questi tre signori mi piace ricordare poche cose della loro biografia, perché sono molto interessanti, molto diverse tra di loro. Allora, questo signore qui è un signore americano,
figlio di un chitarrista e di una proprietaria di un negozio di piccoli elettrodomestici, con i nonni che erano venuti dalla Russia, che ha un curriculum molto eclettico, per cui si iscrisse prima a matematica, poi capì che non era assolutamente cosa e allora si iscrisse a biochimica. Poi nel frattempo, mentre studiava all'università ad Harvard, divenne il capo della squadra di nuoto e a un certo punto pensò che potesse fare quello di lavoro. Poi ha lasciato tutto dopo essersi laureato, ha lasciato la ricerca e ha iniziato a lavorare vendendo vestiti. Poi ha fatto corsi di teatro, legge e poi a un certo punto ha trovato la sua strada e ha scoperto la GFP. Quell'altro signore al centro invece era nell'agosto del 1945 a Nagasaki, quando è stata sganciata la bomba atomica. Per cui a un certo punto lui si è trovato a costruire la propria carriera, a studiare in un Giappone che era totalmente devastato. E ricorda chiaramente che si iscrisse a farmacia, non perché gli interessasse nulla di farmacia, ma perché era l'unica facoltà disponibile al tempo. Però poi con grande costanza ha preso una seconda laurea, è andato negli Stati Uniti e poi ha scoperto anche lui la GFP. Il terzo signore qua invece viene da una famiglia addirittura nobile, di reali di qualche regno della Cina, in cui, diciamo, mi sembra lo zio, il cugino, il fratello, il padre, tutti uomini, erano ingegneri famosissimi, esperti di missioni nello spazio, di tutto, una famiglia coltissima, e lui, non da meno pure, ha scoperto la GFP. Com'è che si possono studiare i neuroni? I neuroni si possono anche ascoltare mentre parlano, e per fare questo quello che bisogna fare è registrare queste correnti che abbiamo detto che sono responsabili per il dialogo tra vari neuroni. E per fare questo si va fisicamente vicino al neurone con un elettrodo di registrazione e si registrano questi correnti di ioni. Chiaramente queste correnti sono veramente piccole piccole e quindi per registrarle ci vuole un apparato molto importante, ci vogliono degli strumenti come questi, sono strumenti che abbiamo anche noi in laboratorio, che possono praticamente registrare queste correnti piccole piccole amplificandole. E qui faccio degli ingrandimenti, questo qui è dove si mettono le fettine o le cellule in cultura, e questi qui sono gli apparati che servono ad amplificare queste correnti così piccole. E qui è un ingrandimento dell'elettrodo mentre si fa una registrazione di una cellula trasfettata con la GFP. Anche solo attraverso le registrazioni elettrofisiologiche si possono vedere delle differenze tra neuroni malati e neuroni non malati. Questa è una registrazione di un topo adulto non modificato, e sappiamo che ognuno di questi eventi è un evento di conversazione tra due neuroni. Questo qua è una registrazione da un topo con la sindrome di Down, e vedete che gli eventi sono molto più frequenti. Ah, questi qua devono, ah sì, una registrazione tipo di 4 minuti, una cosa del genere. Ma queste sono fettine acute da un animale adulto di ippocampo, quindi non parlano molto. Poi come si possono studiare i neuroni? Si studiano con esperimenti di tipo comportamentale su modelli animali, per cui abbiamo già parlato della sindrome di Down, e uno dei modelli che abbiamo in laboratorio è un animale con la sindrome di Down che proprio cerca di ricreare le anomalie genetiche che ci sono negli individui con la sindrome di Down. Quindi sappiamo tutti che la sindrome di Down è causata dalla triplicazione del cromosoma 21. Nei topi c'è un cromosoma che è analogo, in realtà ce ne sono, i geni che sono espressi sul 21 sono espressi su
tre diversi cromosomi, ma nel nostro modello animale quello che contiene i più geni di tutti, il cromosoma 16, è proprio triplicato. Quindi questo animale presenta varie cose, vari sintomi, vari problemi di salute che sono simili alle persone con la sindrome di Down. Pertanto, per cominciare, lo vedete già subito qui, gli animali sono comunque più piccoli, hanno una taglia minore. Poi hanno delle alterazioni a livello dello scheletro cranio-facciale, hanno delle alterazioni immunologiche, hanno difetti cardiaci e poi, quello che interessa a noi, hanno deficit cognitivi. Perché, e questo è molto importante, perché diciamo, gli individui con sindrome di Down possono avere tutta una serie di problemi di salute che sono molto variabili, però tutti sono caratterizzati da deficit di tipo cognitivo e questi animali hanno deficit di cognitivi a livello dell'ippocampo, quindi quella regione del cervello che abbiamo detto essere importante per l'apprendimento e per la memoria. Questi animali hanno un'aumentata suscettibilità alle crisi epilettiche, ansia, sono ipercinetici, hanno problemi di sonno e hanno anche una leggera degenerazione di tipo Alzheimer, proprio come gli individui con sindrome di Down. Allora, di nuovo, solo guardando gli animali e mentre si comportano si possono distinguere animali con sindrome di Down da animali non modificati. Adesso faccio partire il video. Allora, a sinistra c'è l'animale non modificato, a destra c'è l'animale con la sindrome di Down e subito, questo è un test di apprendimento, però il video ve lo faccio vedere solo perché si vede chiaramente subito, solo guardando gli animali, quanto gli animali con la sindrome di Down siano ipercinetici. L'animale a sinistra ci mette un po' a partire, a muoversi, mentre questo animale qua ha cominciato ad andare avanti e indietro un sacco di volte. Quindi già solo guardando il comportamento si riescono a distinguere animali modificati da animali con la sindrome di Down. Allora, su questi animali chiaramente si possono fare moltissimi studi, si può cercare di capire quali sono le cose più importanti che sono importanti per i diversi problemi di salute che ci sono nella sindrome di Down. Si può cercare di capire come mai questi animali abbiano problemi cognitivi e negli ultimi anni ci sono stati moltissimi studi. Tuttavia, ad oggi, il trattamento dei sintomi cognitivi di persone con la sindrome di Down è questo. Non c'è niente, ad oggi non c'è nessun farmaco per il trattamento dei sintomi cognitivi nella sindrome di Down. Quello che si fa è interventi educazionali precoci che danno anche risultati molto positivi. Il problema è che in questi interventi educazionali precoci chiaramente ci vuole la partecipazione attiva dell'individuo con la sindrome di Down. Nella sindrome di Down, diciamo, lo spettro di problemi cognitivi è molto ampio, quindi questi interventi possono funzionare molto bene su pazienti che hanno un quoziente intellettivo alto, però in pazienti che ce l'hanno più basso un intervento farmacologico chiaramente sarebbe molto, ma molto importante. E quindi gli studiosi continuano a ricercare un possibile farmaco che possa coadiuvare gli interventi educazionali precoci. E qui vi racconto come noi siamo riusciti a un certo punto a partorire un'idea che poi abbiamo portato avanti, pur essendo completamente fuori dal campo della sindrome di Down. Buffo è che tutto è cominciato a Pisa nel 2010, quando sono stata invitata a questa conferenza da Tommaso Pizzurusso, che era Plasticize 2010 workshop, in cui praticamente vari scienziati discutevano di come si può regolare la plasticità del sistema nervoso centrale. E fortuna ha voluto
che io dessi il mio intervento prima di Alessandro Sale, che era che è stato con me alla scuola normale, studente di dottorato. A questo tempo qua io avevo già il mio gruppo di ricerca a Liti di Genova. E diedi un intervento dicendo che c'erano alcuni diuretici che secondo me si dovevano considerare come possibili modulatori del sistema GABAergico, perché erano dei modulatori molto blandi, che però riuscivano a o aumentare o a diminuire l'inibizione. E io concludevo il mio intervento così. Fortuna ha voluto che Alessandro Sale parlasse dopo di me, e di solito quando uno finisce l'intervento è molto pronto ad ascoltare quello che dirà lo speaker dopo, mentre chi deve ancora parlare è molto nervoso e quindi non presta molta attenzione. Per cui Alessandro, che chiaramente non aveva sentito niente del mio talk, parla mentre io ero bella tranquilla e potevo ascoltare quello che diceva lui, e ho imparato un sacco di cose sulla sindrome di Down, di cui io non sapevo praticamente nulla, se non che era causata dalla triplicazione di cromosoma 21. E qui, tra le cose che Alessandro disse, era che i modelli animali di sindrome di Down, i ricercatori avevano trovato che c'erano troppi neuroni che producevano GABA, proprio in numero, ce n'erano troppi, di vari tipi, ma c'erano troppi neuroni che producevano GABA. E allora l'idea dei ricercatori era: siccome ci sono troppi neuroni che producono GABA, ci sarà troppa inibizione. E i problemi cognitivi quindi forse erano dovuti al fatto che c'era troppa inibizione, come se questi topi fossero un po' troppo addormentati e quindi è ovvio non apprendevano tanto bene. Allora quello che avevano fatto al tempo era bloccare in maniera completa l'inibizione per vedere se si potevano avere un recupero delle capacità cognitive. E allora in questo grafico vedete un indice di apprendimento, e qui ci sono animali senza la sindrome di Down e ci sono animali con la sindrome di Down. E quindi vedete che in questo specifico test cognitivo gli animali con la sindrome di Down fanno molto male, quindi non riescono tanto ad apprendere. Però se gli si blocca la trasmissione del GABA, quindi la trasmissione inibitoria, fanno abbastanza bene, tanto che arrivano al livello degli animali senza sindrome di Down. Chiaramente questo indicava che la trasmissione del GABA non andava bene negli animali con la sindrome di Down, e che forse si poteva usare in terapia un trattamento che bloccasse in maniera completa il GABA. Problema è che bloccare il GABA completamente nel cervello anche di una persona senza sindrome di Down è molto pericoloso, perché abbiamo detto che il GABA tiene un attimo a frena il glutammato, e se c'è troppo glutammato allora si hanno crisi epilettiche. Quindi difficile usare in terapia un approccio del genere, ancora di più nei pazienti con la sindrome di Down, che di per sé stessi hanno un aumentato rischio di crisi epilettiche. Per cui a un certo punto noi abbiamo avuto una prima idea che pensavamo fosse fantastica, perché io avevo finito il mio intervento dicendo che c'erano dei farmaci che erano capaci di invece modulare in maniera più delicata rispetto a un blocco completo la capacità del GABA di inibire. Tra questi c'era questo furosemide che riduceva un pochino la capacità del GABA di inibire, quindi sembrava fosse un farmaco abbastanza interessante, anche perché il farmaco era stato usato come antiepilettico con un meccanismo completamente diverso dalla modulazione del GABA, quindi questo era buono, ed era soprattutto un diuretico, e quindi era già stato usato nell'uomo come diuretico e si sapeva che aveva pochi effetti collaterali e comunque non troppo fastidiosi. E quindi l'idea era stata: benissimo, abbiamo un farmaco che poi si può usare subito nell'uomo, proviamolo e vediamo cosa succede. Riduce il GABA ma non troppo, è antiepilettico addirittura, per cui non si dovrebbero avere crisi epilettiche, proviamolo. E ogni qualvolta che una persona vuole provare alcune ipotesi, la cosa migliore è partire da esperimenti che si chiamano in vitro, quindi non sull'animale
nel suo complesso, ma su fettine di cervello. E qui vedete una fettina di ippocampo, che è questa struttura qui, con gli elettrodi per registrare quello che si chiama la plasticità sinaptica. Cioè ci sono dei modelli in vitro in cui si riesce a registrare un apprendimento sinaptico che dovrebbe in qualche modo mimare l'apprendimento di tipo comportamentale. E quindi cosa si fa? Si registra prima per un po' di tempo, poi si dà uno stimolo che dovrebbe in qualche modo mimare uno stimolo di apprendimento comportamentale e si misurano le stesse risposte nella fettina che si misuravano prima. Però quello che succede è che in animali di controllo, che sarebbero questi verdi, si ha l'apprendimento, se questo lo consideriamo un indice di apprendimento, dopo lo stimolo si vede qua che gli animali di controllo hanno un alto indice di apprendimento. Gli animali con sindrome di Down sono qui e quindi si capisce perché abbiano dei problemi di apprendimento comportamentale. L'unica cosa che mancava da fare era vedere se il nostro farmaco riusciva a recuperare l'apprendimento sinaptico. Queste sono le tracce col nostro farmaco, un disastro completo, cioè non solo recuperava, anzi faceva addirittura peggio. Allora, come sempre si fa in questi casi, si dà la colpa alla temperatura, alla fettina, al farmaco. Quindi abbiamo rifatto gli stessi esperimenti con un altro farmaco che faceva la stessa cosa, uguale risultato, e quindi a quel punto ho detto vabbè, non lo so, fa lo stesso, non so, non ci pensiamo più. E quindi per un po' non ci abbiamo più lavorato. Però poi tant'è, pensavamo, dicevamo, però non è che non ha funzionato alla rovescia, c'è qualcosa di strano qua. E allora pensavamo e dicevamo, sì, in effetti tutta la problematica è un po' curiosa, perché in questi topi c'è troppo GABA, e troppo GABA vorrebbe dire troppa inibizione. Però questi topi sono anche epilettici, sono ipercinetici, hanno l'ansia, che sono tutte cose che non vanno d'accordo con troppa inibizione, anzi, sembra che ci sia troppa eccitazione, però hanno troppo GABA. E allora abbiamo detto, ma un po' strano, sembra un paradosso questa cosa, ma è possibile che il GABA allora ce ne sia troppo, vero? Ma invece di essere inibitorio sia eccitatorio? Allora, per fare questo abbiamo fatto delle altre registrazioni su fettina e abbiamo misurato proprio gli eventi in cui abbiamo detto i due neuroni parlano. Per cominciare, gli animali con la sindrome di Down avevano fettine con neuroni che parlavano tra di loro di più. Se si dava il GABA agli animali non modificati, il GABA faceva quello che doveva fare, cioè inibiva il parlare tra i neuroni. Se si dava agli animali con la sindrome di Down, i neuroni iniziavano a parlare come matti, il che vuol dire che forse sì, il GABA era eccitatorio. Fortuna ha voluto che ci fosse un altro diuretico, simile a furosemide, ma che aveva un'opzione opposta, anche questo usato in clinica. Quindi l'abbiamo provato sulle nostre fettine e abbiamo visto cosa succedeva. E dando GABA insieme al farmaco che faceva cambiare il GABA da eccitatorio a inibitorio, si aveva un recupero dell'azione inibitoria del GABA. Quindi GABA insieme a questo farmaco bumetanide inibeva di nuovo. Benissimo, felicissimi. Allora proviamolo sulle fettine nel paradigma di plasticità sinaptica in vitro. Finalmente, queste sono le fettine degli animali non modificati, queste sono le fettine degli animali con sindrome di Down e queste sono le fettine di animali con sindrome di Down trattate con bumetanide, che rende il GABA da eccitatorio di nuovo inibitorio. Molto contenti. Il punto è, ok, in vitro funziona, ma in vivo si ha un recupero delle capacità cognitive. Allora, per testare questa cosa abbiamo usato questo test, che è un test di tipo ipocampale, si può fare qualcosa di simile anche sull'uomo, in cui praticamente gli animali al giorno zero viene preso dalla gabbietta e viene messo in un'arena in cui troverà due oggetti. I topi sono curiosi, quindi quello che fanno è esplorare i due oggetti. Poi
dopo una sessione che dura un tot di minuti, l'animale viene riportato nella gabbietta e sta lì tutta la notte bello tranquillo. Il giorno dopo si rimette l'animale nella stessa arena dove ci sono i due oggetti, però uno dei due oggetti, a uno dei due oggetti viene cambiata la posizione, e il topo, che è un animale molto curioso, se si ricorda quello che aveva imparato il giorno prima, passerà molto più tempo a esplorare l'oggetto che è stato spostato. Un topo che invece non ha appreso e ha poca memoria guarderà i due oggetti più o meno nello stesso modo. E qui praticamente quello che si vede è che questi sono animali di controllo, questi sono animali con la sindrome di Down. Gli animali con la sindrome di Down si ricordano molto meno rispetto agli animali di controllo. Questo è un indice di memoria, lo vedete qua. Quello che abbiamo fatto, siccome sapevamo che bumetanide rendeva il GABA da eccitatorio inibitorio e in vitro portava un recupero dell'apprendimento sinaptico, abbiamo trattato gli animali per un mese con bumetanide e poi gli abbiamo fatto lo stesso test. E dopo un mese di trattamento si comportavano esattamente come gli animali di controllo senza sindrome di Down. Quindi bumetanide appariva un farmaco molto interessante, perché sia in vitro che in vivo riusciva a recuperare l'apprendimento sinaptico e comportamentale. A questo punto bisognava capire qual era il meccanismo e siamo andati a guardare varie cose nel signaling del GABA, e abbiamo trovato che c'era una proteina particolare, questo è anche CC1, che era espresso di più. Vedete qua, c'era di più di questa proteina qua. A quel punto mi sono venute in mente di nuovo le parole del professor Maffei, che diceva: però tu sì, fai sempre gli esperimenti sugli animali, però dovresti pensare all'uomo. E questa volta non ho pensato alla mia vita e ai miei gatti, ma ho detto: ah, ma sarà che c'è proprio lo stesso identico difetto di questa proteina che è espressa di più anche in campioni da cervelli di paziente? Ce li siamo fatti mandare da questa biobanca che c'è negli Stati Uniti, e anche nei cervelli di individui con sindrome di Down c'era la stessa espressione incrementata di quel trasportatore che si chiama anche CC1, indicando che forse quindi questa terapia potrebbe anche funzionare sull'uomo. Quindi siamo andati dai dottori e abbiamo cercato di convincerli, e abbiamo trovato persone molto capaci che si sono fatte convincere, e quindi adesso, partendo dai nostri risultati su un modello animale di sindrome di Down, nei prossimi mesi ci sarà uno studio clinico fatto su individui con sindrome di Down trattati con bumetanide, perché bumetanide è un diuretico che è stato usato e quindi si può provare anche sugli umani. Adesso, in conclusione, due cose sul processo di drug discovery, che è un processo molto lungo e molto complicato, tanto che si parte da qualcosa come 10.000, 5.000 composti per poi arrivare a uno, dopo tutta una serie lunghissima di fasi diverse, tra cui i test in vitro, i test sui animali, i test su pazienti, su individui sani, test su pazienti ma su un ristretto numero di pazienti, test su pazienti ma su un grande numero di pazienti, fino a poi, dopo vari anni, è un investimento molto 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 importante, forse si riesce a trovare un farmaco. Quindi, se vogliamo fare un riassunto, si può dire che per ottenere un farmaco si parte da qualcosa come 10.000 composti, e il tutto può costare fino a 2 miliardi di dollari, con un tempo di ricerca che può variare dai 10 ai 15 anni. Questo se si vuole trovare un farmaco nuovo. Il drug discovery per il sistema nervoso centrale è ancora più complicato,
tanto più complicato e infatti nelle industrie farmaceutiche i dipartimenti che fanno drug discovery per il sistema nervoso centrale molti stanno chiudendo e ci sono tutta una serie di motivi per cui trovare farmaci per il sistema nervoso centrale è ancora più difficile. Prima di tutto che quando si testa, quando si prova un nuovo farmaco che dovrebbe agire a livello del sistema nervoso centrale è difficile trovare quelli che si chiamano i biomarker, cioè dei parametri fissi che si possono misurare. Per esempio, se si cerca un farmaco antitumorale, quello che si può fare per vedere se il farmaco è funzionante o no, si misura la massa del tumore. È una misura oggettiva che se il farmaco è funzionato si vede perché il tumore è più piccolo. Per il sistema nervoso centrale è un po' basato sulle sensazioni, ci possono essere dei test comportamentali, però è difficile trovare un qualcosa che si possa misurare davvero. Quindi l'effetto placebo è più comune sia nei pazienti sia in quelli che riportano le famiglie. Poi l'altro problema è che tanto è ignoto a livello del sistema nervoso centrale, e quindi se non si capiscono bene i meccanismi è difficile trovare nuovi farmaci. Poi che il sistema nervoso centrale è difficile da raggiungere, se non altro per il fatto che il cervello è dentro la scatola cranica e in più c'è proprio una barriera che è presente tra i vasi e il cervello che si chiama barriera ematoencefalica, che è molto impermeabile ai farmaci, quindi il cervello è molto difficile da raggiungere. E in più, e questo me l'ho fatta notare qualche giorno fa una studentessa qui della scuola normale quando facevo lezione, soprattutto per il sistema nervoso centrale bisogna riconoscere che i topi non si possono considerare come piccoli umani con la coda, per cui se il cuore di un topo in qualche modo può essere simile al cuore di un uomo, e per il cervello sì, abbastanza, però ci sta anche che molti farmaci che funzionano sul topo possano non funzionare sull'uomo. Quindi in quest'ottica quello che negli ultimi anni va molto, che si chiama riposizionamento di farmaci, è ancora più importante per i farmaci del sistema nervoso centrale. Quindi cosa si intende per riposizionamento di farmaci? Si intende quello che proponiamo noi per bumetanide, cioè usare un farmaco che era stato ideato per un certo scopo, tipo diuretico, prenderlo e usarlo per un'altra indicazione terapeutica, tipo trattare i sintomi cognitivi della sindrome di Down. Cosa permette di fare quindi il riposizionamento di farmaci? Saltare un sacco di queste fasi, e quindi si salta tutta la fase di prove su dei nuovi composti in vitro, si salta tutta la fase di prove su pazienti, individui volontari che però non abbiano malattia, e si può andare direttamente in fase 2, salvando tantissimo tempo e tantissimo denaro. Questo solo per farvi un esempio: c'è una famosissima industria farmaceutica che stava lavorando su un composto per la sindrome di Down e ha lavorato su questo composto qualcosa come 12 anni con un investimento spaventoso, è andata in fase 2 l'anno scorso e a luglio hanno dichiarato che non funziona. Io ho fatto due conti e abbiamo cominciato i nostri studi nel 2012. Questo è il quaderno di Gabriele con il primo esperimento, che addirittura era con furosemide, quindi col farmaco sbagliato, nel 2012. E ho fatto due conti per l'investimento e qualcosa come 200.000 euro per pagare lo stipendio di 3 studenti, e possiamo sperare che la nostra fase 2 col clinical trial funzioni. Questo solo perché abbiamo fatto riposizionamento di farmaci. Adesso con questo non voglio dire che riposizionamento di farmaci sia fantastico, punto, perché veramente non lo credo. Quello che credo è che sia molto utile per provare in maniera sicura sull'uomo
un target molecolare ben specifico, però non credo che possa essere il punto finale, perché ci sono tutta una serie di problemi con il riposizionamento di farmaci. Prima di tutto sono gli effetti collaterali, perché abbiamo detto sì, sono farmaci con pochi effetti collaterali, sono sicuri, sono stati usati su uomo, ma il problema è che la prescrizione iniziale, per esempio nel caso di bumetanide, essere diuretico, sarà considerato come un effetto collaterale per il riposizionamento, e soprattutto per bumetanide, che è un diuretico, dare un diuretico per tutta la vita a una persona che ha problemi cognitivi può avere qualche problema in termini di accettazione del trattamento da parte del paziente. Ci sono problemi di proprietà intellettuale, quindi brevetti e cose del genere, e ci sono problemi di tipo commerciale. Allora, il punto è che il riposizionamento di farmaci è chiaramente un qualcosa di molto utile per provare target molecolari su uomo, ma credo che dove si debba andare è una partnership insieme all'industria farmaceutica. Quindi una volta che viene testato un farmaco e si sa che quello è il target molecolare, poi bisogna trovare farmaci nuovi, sapendo che però probabilmente poi alla fine funzioneranno. E sembra che le industrie farmaceutiche abbiano capito questa cosa, e ci sono proprio dei programmi ai quali si può applicare di partnership tra università e industrie farmaceutiche, promosse proprio dalle industrie farmaceutiche. Questo è un esempio in Novartis, ma ce ne sono anche nel Johnson & Johnson Pharmaceutics, la Pfizer ce li ha e così via. È un trend. Quindi, per concludere, oggi vi ho detto qualcosa sullo sviluppo del cervello e sul fatto che è un processo molto complicato, fatto da vari step, e tra cui la proliferazione, il differenziamento e la migrazione. Se tutto va bene, avremo un cervello sano, ma se qualcuno di questi processi non va bene, avremo un cervello malato. Per fortuna ci possono essere alcuni trattamenti farmaceutici che sono in grado di compensare alcuni degli effetti negativi di uno sviluppo di un cervello malato. E per fortuna, anche se il drug discovery è un processo molto lungo, facendo riposizionamento di farmaci si può trovare una qualche scorciatoia. Quindi, cosa posso fare io per voi? Spero di averlo fatto, dicendovi come funziona il cervello un pochino, alcune cose sulle possibili tecniche sperimentali in neuroscienza e avendo condiviso con voi i risultati su modelli animali di sindrome di Down. La domanda diventa: cosa potete fare voi per noi? Soprattutto perché siete così giovani. Credere nella ricerca di base, perché questo aiuterà moltissimo a motivare i nostri studenti. Questo è il mio fantastico team e ringrazio molto Andrea Contestabile, che è l'esperto di sindrome di Down nel laboratorio, ma i ragazzi tutti che sono fantastici. Però spesso gli esperimenti non funzionano, quindi ogni tanto bisogna motivarli, e sapere che fuori ci sono persone che credono nella ricerca di base aiuta non tanto, ma tantissimo. E poi ci garantirete il supporto delle fondazioni benefiche che tanto credono nella nostra ricerca, e in questo voglio ringraziare molto la Fondazione Teleton, che ha creduto sempre e da sempre nella mia ricerca. Per lasciarvi, vi voglio condividere con voi alcune immagini che i miei studenti hanno preso al microscopio, immagini di cervello e di neuroni, che io trovo bellissime e considero quasi come delle opere d'arte. Questo è neurone illuminato, neuroni liquidi, ippocampo in fiamme, fulmine di notte, pioggia al tramonto, ippocampo nevrotico, un nuovo Andy nell'arte della scienza, fatto da Andy Schwetz, che è uno studente polacco, occhio, foresta del cervello, scalando il cervello, e questo è il mio preferito da sempre, barriera corallina.
Insomma, se devo trovare un morale a tutta questa storia, direi che anche la ricerca di base ha il potenziale necessario per influenzare la vita dei pazienti, che tutti possono diventare dei bravi scienziati e che le neuroscienze sono bellissime. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui numerosissimi oggi. Io sono Marco Valdesso, sono coordinatore del progetto VIS. Ringrazio tantissimo Laura per questa presentazione così illuminante. E quando le ho chiesto il titolo, mi ha mandato questo titolo, Puntini e che le neuroscienze sono bellissime, che è così un titolo particolare, diciamo, e dopo la presentazione capisco, penso che tutti ci siamo appassionati alle neuroscienze dopo la sua esposizione. E prima di passare alle domande vi dico che c'è adesso, subito dopo le domande, c'è un rinfresco offerto a tutti qui nella sala di fronte, nella sala del Gran Priore, quindi siete benvenuti. E niente, adesso lascio direttamente la parola a voi, sicuramente avete delle domande per Laura. Le domande vanno fatte col microfono perché è tutto registrato, se no non si sente. Laura, una domanda di ordine molto generale. Tu hai fatto vedere chiaramente come l'uso, nel tuo esempio, della sperimentazione animale ha portato a nuove possibili strade terapeutiche. In un momento in cui le persone come te, come me, come altri in questa sala che fanno sperimentazione animale sono costantemente sotto attacco mediatico, ti chiederei di fare appunto un commento su che si evince abbastanza facilmente da tutto quello che hai detto, però diciamo di tirar fuori un commento chiaro su qual è la posizione della sperimentazione animale nello sviluppo di farmaci, nello sviluppo di nuove terapie e se, come qualcuno afferma, sia possibile eliminare completamente la sperimentazione animale utilizzando metodi alternativi. Ok, grazie mille di questa domanda. Allora, direi che sostanzialmente la risposta si può articolare in due parti. Allora, una prima parte per rassicurare che tutte le procedure che facciamo in laboratorio sono soggette a controlli durissimi e sempre stato, adesso ancora di più, e quindi per ottenere l'approvazione dei protocolli sperimentali che facciamo noi dobbiamo compilare moltissimi documenti, dobbiamo stare attentissimi, dobbiamo avere delle procedure ben precise, dichiarare il numero di animali perché lo facciamo, se possiamo fare delle cose alternative, quindi è tutto molto regolamentato e diciamo finalizzato sempre al benessere dell'animale, che venga sempre tenuto in considerazione. Per noi è un lavoro enorme, però ben venga, perché chiaramente è un aspetto molto importante. D'altra parte, e qui parte la seconda parte della risposta, fare sperimentazione animale per sviluppo di nuovi farmaci è inevitabile. Per cui si cerca sempre, come ho mostrato io, di fare esperimenti in vitro che permettono di diminuire tantissimo la sofferenza animale, però poi alla fine anche gli esperimenti in vivo sono necessari. Per cui, diciamo, da una parte abbiamo tutte le accortezze possibili e dall'altra però sono assolutamente inevitabili. Domande? Grazie. Molto interessante tutto quello che ho sentito. La materia è molto complessa e quello che mi viene in mente è che se io volessi risolvere questo tipo di problemi
l'equiparerei ai problemi che ci sono alla fisica atomica, dove le ricerche vengono fatte al CERN, in luoghi dove ci sono le risorse economiche, dove c'è una sinergia e una collaborazione internazionale. Anche il cervello, credo, per poter fare dei passi avanti, ha bisogno di creare queste strutture, perché sul cervello non si sa niente, è veramente una materia scura, per cui è molto bello anche trovare approcci, diciamo, io direi non alternativi ma complementari a vedere di risolvere alcune parti del problema. Però secondo me non si potrà andare molto avanti se non si cambierà una direzione di rotta nella strategia, perché io vedo gruppi che studiano, io per esempio sono molto curioso del cervello, come funziona il cervello, come elabora il tempo. Anche lì c'è zero. Quindi vedo proprio una complessità che chiaramente il cervello stesso, con i suoi 100 miliardi di cellule, con tutte queste connessioni rimoltiplicate all'ennesima volta, richiede veramente, come lei diceva, degli investimenti notevoli. E la direzione credo che dovrebbe essere quella, finché non vedo che qualcuno capirà queste cose e vorrà veramente andare un po' avanti, vedo unicamente solo quella la strada. Voglio sapere cosa ne pensa anche lei di questa osservazione. No, sì, certo. Allora, la cosa che possiamo fare noi è cercare di collaborare, dove per collaborare si intende che ognuno è un po' esperto nel proprio campo e parlando con altri scienziati può, diciamo, aprire i propri orizzonti e arrivare in posti che non erano neanche pensabili. La cosa buffa è che in realtà è incredibile quanto i campi veramente non si parlino e quando uno si impegna un po' a parlare con scienziati di campi diversi, quante cose veramente diverse si possono fare. E devo dire che in questo io sono abbastanza fortunata, perché l'IIT è un posto in cui ci sono diversi dipartimenti e, ad esempio, per proseguire gli esperimenti che vi ho mostrato oggi, diciamo, abbiamo due diverse linee di ricerca. Allora, in una stiamo cercando di vedere se questi problemi del sistema GABAergico possono anche influenzare cose diverse dall'apprendimento. E per questo stiamo collaborando con una persona di IT, Walter Tucci, che ha un laboratorio che studia proprio il tempo e il sonno. E stiamo vedendo se appunto questi problemi del sistema GABAergico siano anche responsabili dei problemi di sonno che gli individui con sindrome di Down e soprattutto i loro genitori e parenti lamentano. L'altra cosa che stiamo cercando di fare è, in collaborazione con il Dipartimento di Drug Discovery, il laboratorio di Marco Di Vivo all'IIT, è di trovare un farmaco che abbia lo stesso effetto sul sistema nervoso centrale ma non sia diuretico. E questa cosa ci sta richiedendo grossissimi sforzi, è un po' che ci lavoriamo e veniamo veramente da mondi veramente diversi, però in qualche modo sta funzionando e quindi appunto insieme stiamo arrivando a fare cose che io non potevo neanche immaginare. Quindi io credo che sì, la risposta sia collaborare il più possibile e tenere sempre un po' la mente aperta e possibilista. Un'altra domanda? Scusi, ma l'effetto paradosso del furosemide sul circuito GABAergico in quei topili con la trisomia 16, mi pare di ricordare, sì, è equivalente del 21 in patologia umana. Ecco, quell'effetto paradosso a cos'è dovuto? A un'alterazione del GABA che producono quel... Non credo, perché il GABA è sempre GABA. Oppure al recettore? O a cosa? Allora, l'effetto paradosso, che poi la cosa interessante è che in realtà
ed è una delle cose che mi ha aiutato a convincere i medici di provare bumetanide, è che questo effetto paradosso c'è anche in un sottoinsieme di pazienti, di individui con sindrome di Down, per cui se gli dai le benzodiazepine, che sono dei farmaci che aumentano il tono del GABA, invece di tranquillizzarsi si agitano molto di più. È dovuto a quel trasportatore di cui ho parlato, quel trasportatore che si chiama NKCC1, che crea una diversa concentrazione di cloro all'interno della cellula rispetto che all'esterno, e nei pazienti con sindrome di Down il cloro all'interno della cellula, la concentrazione è diversa da quella di individui senza sindrome di Down, e quindi il GABA è lo stesso, i ricettori più o meno sono lo stessi, quello che cambia è il cloro, e quindi cambiano le correnti, le famose correnti, cambiano le correnti, e quindi praticamente nella sindrome di Down il cloro esce e quindi è eccitatorio, e invece negli animali adulti senza sindrome di Down il cloro entra e quindi è inibitorio. Quindi GABA e recettori più o meno, però insomma grosso modo sono normali, quello che cambia è il cloro. No, l'eccesso di GABA sostanzialmente, per quello che riguarda noi, aumenta questo effetto ulteriormente, il fatto del GABA eccitatorio. Però il fatto che bloccando completamente il GABA si aveva comunque un recupero delle capacità cognitive, secondo noi è dovuto al fatto che blocchi comunque una cosa che non funziona, e quindi è meglio bloccarla che averla che non funziona. Prego. Altre domande? Bene, allora ringraziamo di nuovo Laura Cancedda, grazie.